Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti a questo nuovo video. Siamo in periodo natalizio. E tra l'altro, come iniziare meglio la giornata nel perfetto spirito natalizio se non con un po' di sano razzismo ed un po' di sana discriminazione? Ma chi se ne frega, il cane mio, e faccio quello che voglio. Dunque cominciamo col togliere sta roba, perché davvero mi prudono le palle, che è imbarazzante. La vigilia di Natale si andava in giro per la città a cantare da porta in porta a gruppetti. Poi però quando dovevo fare io da ospite, cioè che arrivavano da me a casa a cantare, ero sempre lì in quella fase. Io posso andare di là a giocare con la fregna, facciamo un freddo cane, che uscivi fuori se ti venivano gli occhi non li aprivi più, ti si incollavano tipo super glue e fine, andavi giro così. Avevamo qualcosa come 30, anche 40 centimetri, cazzo, era abbastanza un po' come ricevere dei blocchi di cemento in culo. Non so come sia arrivato a questa fase della vita senza grandi traumi. Mi sono solo rotto il culo una volta, il che sì. Non in inverno, però. Certo, poi però quando ti dicevano vai fuori a spalare la merda. No, perché non dovevi spalare la merda, dovevi creare le trincee. Io che avevo 4-5 anni, che era un alto un metro, un cazzo, per dire, la merda mi arrivava qui fra poco, quindi andavo. Mamma, ciao, siediti, adesso ti racconto una storia. Oggi ho pisciato sull'albero di Natale, scusa. Ecco, una cosa che non ho mai visto fare in Italia era che noi spesso mettevamo anche dolciumi sull'albero. E non sto scherzando, ma c'erano i venditori porta a porta diabetici. Sto per venire. Oh, cazzo. Credo che, come ogni bambino, quello che più aspettavi per Natale erano i regali.